Buongiorno a tutti, io sono Giuseppe Culicchia e curo per il Salone del Libro una serie di interviste nell'ambito del Festival della Sostenibilità. È veramente un grande piacere poter parlare con Luca Mercalli, che saluto. Un saluto anche a tutti voi. Grazie Luca. Dopo Non c'è più tempo, il suo saggio su come reagire agli allarmi ambientali, che fin dal titolo ci esortava ad agire subito, lei ora pubblica per Einaudi un volume intitolato Salire in montagna, in cui racconta la sua migrazione verticale in una scomoda baita delle Alpi Cozie, quella da cui ci sta parlando, immagino. Come nasce questa decisione? La decisione nasce perché lavorando io con i risultati delle simulazioni climatiche, che in campo scientifico ormai sono cosa nota da oltre 30 anni, ho pensato che dovevo anche reagire a livello personale. Non era soltanto una conoscenza, asettica, scientifica, formale della mia professione, ma, poteva rappresentare invece una conoscenza di anticipo, di preparazione a quello che potrebbero essere scenari anche sgradevoli che ci troveremo a vivere nei prossimi decenni. Allora, in fondo, grazie al fatto che in Piemonte, a Torino, siamo vicinissimi alle Alpi, basta un'ora di macchina per trovarsi in una zona assolutamente al sicuro, possiamo dire, dalla parte più fastidiosa dei cambiamenti climatici, che sono le ondate di calore estivo in particolare, e ormai i valori che sempre più frequentemente toccano i 40 gradi durante le nostre estati in pianura. Ho pensato di acquistare una vecchia baita e di affrontare il lungo cammino della ristrutturazione, ovviamente con canoni ecosostenibili, di risparmio energetico. Questo è una premessa fondamentale per qualsiasi recupero che si voglia fare, ma soprattutto per prepararmi una vecchiaia al fresco, visto che sono proprio gli anziani che soffrono di più il caldo. Le ondate di calore, ricordiamoci, in Europa hanno prodotto tante vittime quante il coronavirus. Nelle scorse estate, in particolare quella del 2003, la mortalità degli anziani per colpo di calore è il danno sanitario più evidente del cambiamento climatico. Poi è ovvio, ci sono anche gli eventi estremi, le alluvioni, le tempeste, lo sappiamo, quelle non si possono sfuggire, né a Torino né in montagna, però almeno il caldo sì, e quindi dormire tranquilli per almeno i 3 mesi dell'estate con il condizionatore naturale la trovo una strategia importante per l'adattamento personale. Tutto questo sul piano di una scelta individuale. Ovviamente vorrei che questo fosse anche una sorta di manifesto del recupero delle zone di montagna italiane. Non ci sono solo le Alpi, c'è anche l'Appennino, c'è il 35% del territorio nazionale montano, di cui spesso parliamo come area marginale e che invece potrebbe avere un ruolo importantissimo proprio per l'adattamento al clima più caldo del futuro. Cioè io vedo dalla pianura padana alle coste tirreniche al sud Italia risorsa montagna come luogo per lavorare, per vivere. Grazie al telelavoro, questo oggi si può fare anche stando lontano dalla città. Salire in montagna, da un certo punto di vista, è anche un atto politico, se vogliamo, no? Nel corso degli ultimi 30-40 anni abbiamo assistito allo spopolamento delle montagne e lei invece fa come i salmoni, va controcorrente. E così facendo contribuisce alla lotta al cambiamento climatico, no? Nella sua quotidianità. Ora è evidente che tocca a ciascuno di noi agire in questo senso, però fare leva sulle responsabilità individuali non deve diventare un alibi per i governi, giusto? Assolutamente, anzi, qui è richiesto un fortissimo impegno governativo perché questi cambiamenti e questa proposta di riabitare le nostre montagne, un po' dimenticate, un po' trascurate, deve assolutamente passare attraverso un progetto politico. Non può essere un fenomeno lasciato al fai da te, addirittura al caos dell'emergenza, perché può capitare che, spinti nei prossimi anni da situazioni di clima veramente estremo, la gente fugga nel giro di pochi mesi e
E questo provocherebbe per la montagna degli impatti assolutamente insostenibili. Poi si sa, quando le cose vengono fatte in emergenza, non sono mai ottimali, non sono mai fatte bene, creano altri problemi, forse peggiori di quelli che vogliono risolvere. Quindi ci vuole invece una preparazione dell'ordine di alcuni anni. Io mi faccio un'idea dell'ordine di un decennio, con un serio programma nazionale che già c'è, ma non va mai in porto, e questa strategia nazionale delle aree interne che non ha ancora colto la sfida climatica, ci mette dentro un altro genere di valori, vanno tutti bene, ma vanno potenziati proprio in relazione al riscaldamento globale, e deve vedere comuni e regioni e Stato lavorare insieme per questa programmazione. E sia un problema di tipo economico, perché la montagna non ha mai avuto grandi risorse, salvo quella del turismo blasonato, insomma pensiamo all'Alto Adige, pensiamo alla Valle d'Aosta, ma sono pochi i posti, dove peraltro c'è il problema opposto, iperfrequentazione. Il resto invece è un enorme tessuto connettivo nazionale sostanzialmente desertificato. Per riabitarlo bisogna mettere dei paletti. Il primo che propongo è non un metro quadro di cemento in più, cioè non si va in montagna per riprodurre la città e tutti i suoi problemi, ma il recupero è esclusivamente di ciò che già c'è, compreso i ruderi, le case che stanno crollando, l'enorme patrimonio storico di un'architettura spontanea che in questo momento è invasa dalle ortiche, per dire. E invece potrebbe rappresentare, in unione con i provvedimenti per la riqualificazione energetica, un grande potenziale di riabitazione equilibrata della montagna, altrimenti è ovvio che riprodurremo gli stessi errori che abbiamo già fatto prima in città. La lotta ai mutamenti climatici, specie dopo lo stanziamento delle ingenti somme del Recovery Fund, può diventare un motore di sviluppo sostenibile, no? Investire e creare nuova occupazione in quest'ambito dovrebbe essere forse la prima preoccupazione di ogni governo. Perché non è così? Che cosa giustifica questa miopia, a suo parere? Ci sono tanti fattori. Chiaramente ci sono dei fattori più facili da individuare, sono i fattori economici. Qualsiasi grande cambiamento sposta gli interessi, sposta le rendite di posizione. C'è quindi una sostanziale paura a percorrere con forza, con incisività, dei grandi cambiamenti nel settore dell'energia, nel settore dei consumi, dei trasporti, perché si ha il timore che queste vadano a creare un danno economico. L'abbiamo visto con il virus che ci ha colpiti negli ultimi mesi. Si è agito soltanto sull'onda del terrore. Finché non c'è stata la paura del morto in casa, allora si è indugiato troppo. Certe scelte di prevenzione si potevano fare un mese prima, a gennaio, quando sono arrivate le notizie dalla Cina, ma si è aspettato, ecco, il caso esplosivo. Questo lo hanno fatto non solo l'Italia, ma praticamente tutti i paesi, prima di agire. E questo è stato dovuto principalmente alle remore dovute al danno economico, che poi c'è stato, ma alla fine ci sarebbe stato lo stesso, anche non facendo, forse peggiore, con un carico di vittime più elevato, ma ci ha fatto vedere che ogni giorno perduto l'abbiamo pagato poi, l'abbiamo pagato in numero di vittime e di sofferenze in più. Con il clima è la stessa cosa, noi stiamo perdendo tempo, invece di giorni perdiamo anni, ma non vogliamo fare oggi delle scelte per timore economico, ma anche per pressione e di interessi di veri e propri gruppi che non vogliono abbandonare la loro rendita, in alcuni casi è una rendita secolare. Pensiamo che il settore dell'energia fossile guadagna su petrolio, carbone e gas da 150 anni ininterrottamente, non vuole mollare l'osso. E poi c'è un aspetto invece di tipo meramente psicologico. Tendiamo a rimuovere i problemi a lungo termine per occuparci soltanto di quelli a breve termine. Nel caso del clima e dei grandi problemi ambientali è un errore di dimensioni epocali questo, perché i cambiamenti ambientali sono irreversibili e sono all'inizio lenti, ma poi camminano in modo esponenziale. E quando i danni diventeranno manifesti non potremo più fare nulla. Quindi è fondamentale investire oggi in un tempo molto modesto che ci resta, nell'ordine di una decina di anni, per essere efficaci, per evitare il peggio sia per noi, ma soprattutto per le generazioni più giovani. Allora io ringrazio molto Luca Mercalli per il tempo che ci ha dedicato e vi saluto. Grazie a tutti voi per aver seguito questa intervista.